Autismo trattare con cura, si intitola così un incontro-evento ospitato nell'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo che accende i riflettori appunto forse per la prima volta nel nostro territorio sul problema dell'autismo. Alla presenza delle varie associazioni che si occupano di questo problema c'è stata una toccante testimonianza di una mamma ma anche e soprattutto la vicinanza delle istituzioni. Domenica è stato un bambino sempre molto difficile, Domenico ora ha 12 anni, io mi accorsi di qualcosa perché aveva un linguaggio molto disfunzionale, non aveva il contatto oculare verso i 3 anni. A quel punto inizia tutto il percorso terapeutico, Domenico ha fatto dei grossi progressi ma noi non ci siamo arresi un giorno. L'integrazione scolastica è un dato di fatto, noi puntiamo sull'inclusione. Però il dopo la scuola è un problema per tutti questi ragazzi perché dopo i 18 anni per esempio non vengono più trattati come autistici ma diventano malati psichiatrici. Sì, intanto sulla proposta di legge che porta anche la mia firma al Senato siamo già molto avanti, nel senso che giovedì mattina sarà fatto il testo unificato e partiranno gli emendamenti, quindi c'è una possibilità di poterla approvare in tempi rapidissimi. Speriamo e stiamo lavorando affinché venga approvata entro aprile. La Regione Toscana, per esempio, io mi ricordo ancora quando ero assessore alle politiche sociali, prevedeva proprio fondazioni specifiche con anche il contributo dei privati, perché i genitori che vivono questa grande angoscia e la domanda che sarà di mio figlio, di mia figlia quando non ci sarò più, laddove ci fossero progetti seri che danno garanzia sarebbero secondo me davvero disponibili anche a fare questo percorso. Noi oggi in Italia ma anche in Toscana non sappiamo quanti sono, perché i dati americani dicono un bambino ogni 88, è ragionevole pensare un bambino ogni 100 in Italia. Ripeto, sto parlando dello spettro autistico, quindi sto parlando di cose molto diverse. In Toscana la Stella Maris ha quantificato in 3.000 bambini, quindi minori, che abbiano questa patologia. Il primo passo potrebbe essere quello di fare una conta numerica per capire quale può essere l'impatto anche finanziario di interventi di questo tipo. E durante la giornata mondiale proprio della consapevolezza sull'autismo che ricorre il prossimo 2 di aprile, Arezzo ospiterà un flash mob, quindi insomma un momento anche di divertimento per conoscere le famiglie, per conoscere questi ragazzi e per continuare appunto a parlare di autismo.